Ciao a tutti, sono Francesca Zaccagnini ed eccoci alla nuova puntata di questo format che abbiamo voluto inaugurare durante l'uscita di questo numero di Vanity Fair dedicato a una persona che è stata vittima di odio, che è Willy Duarte, a cui abbiamo voluto dedicare la copertina di questo numero, che è un po' un simbolo per noi, un simbolo di tutte le vittime di odio immotivato. L'odio è comunque sempre sbagliato, quindi è stato vittima di odio come tante altre persone prima di lui. È un argomento particolarmente caldo in questo momento perché purtroppo nelle cronache ci sono tanti episodi di questo tipo. Abbiamo voluto fare una serie di incontri con alcune persone che per noi rappresentano degli attivisti in vari campi. In questo caso abbiamo scelto di parlare di body shaming con Muriel. Ciao Muriel! Ciao Francesca. Con Muriel, che è un attivista non solo in tanti campi, uno però dei suoi temi caldi è appunto il body shaming e la body positivity. Muriel, tu hai scelto di invitare qui al panel alcune persone che stimi e che per te possono portare un'esperienza in questa conversazione. Ti chiederei di presentare sia te stessa, che sicuramente conosci te stessa meglio di me, anche se insomma noi ci conosciamo da un po', e poi di presentare i tuoi ospiti. Ok, allora ci metto poco, mi presento velocemente. Io sono Muriel, ho 24 anni, sono una content creator e attivista LGBT e body positivity e parlo anche di inclusività in generale perché comunque mi piace lasciare la mia piattaforma a persone che hanno una voce un po' piccola nella vita di tutti i giorni. Adesso passo agli ospiti che ho scelto, me ne faccio presentarvi. Allora, vado in ordine. C'è Riccardo che su Instagram si chiama Guy Overboard. Ci eravamo conosciuti durante un evento e diciamo che ho scelto ospiti che rappresentassero diverse parti della body positivity perché si pensa che la body positivity siano donne grasse. C'è tantissimo, quindi ho scelto Riccardo che poi ci approfondirà della body positivity maschile. Ok. Poi vado avanti. Ho scelto Martina Damex, ciao Marti, che Ciao. da poco ha iniziato a trattare di queste tematiche, giusto? Sui Sì, un social. annetto, un anno. Sì, e che appunto si stacca anche un po' dal discorso legato al peso, va anche a trattare di altro, che poi andremo ad approfondirlo. E poi c'è Gaia, Ciao. che su TikTok, beh, anche Instagram però. Sì, scusa, non ho sentito, si è bloccata la videochiamata. Sia su TikTok che su Instagram, tu comunque, e nonostante la tua giovane età, perché io alla tua età non ce l'avrei Sì, mai sì. fatta, tu racconti la tua esperienza al tuo pubblico. Questo è un po' chi sono le persone che ti seguono. Ok, allora grazie a tutti intanto di aver voluto partecipare a questa tavola rotonda. E io vorrei appunto chiedere a Muriel che cosa significa fare dell'attivismo, che cosa significa. Intanto di dirmi esattamente cosa significa body positivity, perché effettivamente credo si faccia un po' confusione con body confidence. Si pensa che body positivity significhi stare bene con se stessi. In realtà non è così, corretto? Diciamo che la body positivity è un movimento che al suo interno comprende diverse tipologie di corpi, perché come dicevo prima, non è solamente per persone grasse, ancora più nello specifico donne grasse, che chiedono semplicemente rispetto nella società, chiedono di avere le stesse opportunità di tutti, celebrano ogni tipologia di diversità che esce dai tipici canoni che tutti che conosciamo, perché una caratteristica fisica non dovrebbe essere presa come metodo di giudizio della persona, delle sue capacità, di quello che sa fare. E poi c'è, cioè, basta, non è che deve girare tutto intorno a quello, no? C'è anche molto altro dentro una persona. E quindi parla di questo fondamentalmente. Quindi diciamo che si chiede alla società di riconoscere gli stessi diritti che sono, diciamo, riconosciuti a chi rientra nelle norme estetiche, diciamo, un po' sempre state
pubblicizzate come le uniche corrette. Quindi se una persona è al di fuori di queste norme, che sia perché è sovrappeso o sottopeso, o che magari presenti delle caratteristiche fisiche diverse, si pensa magari alle macchie della pelle, mi ricordo la modella Willy Harlow che quindi è affetta da vitiligine e quindi ha la pelle tutta macchiata, ma ce ne sono miliardi di differenze perché tutti siamo diversi, si chiede appunto di abolire questo tipo di canonizzazione e di celebrare la bellezza nella sua unicità e non come un'omogeneità che deve essere applicata a tutti. Muriel, nella tua ci racconti un attimo la tua esperienza. Tu sei una donna che è stata vittima, come hai fatto vedere tante volte anche sui tuoi post di Instagram, di body shaming, che significa che ti hanno insultata, in parole povere, per come ti vesti, magari perché le persone sostengono che magari se hai qualche chilo in più ti dovresti coprire, oppure non lo so, per i capelli o per i tatuaggi, non lo so. Raccontaci un po' la tua esperienza e appunto che cosa hai imparato da queste cose e come combatti questo tipo di atteggiamenti. Allora, è iniziato tutto quando ero molto più piccola, verso fine elementare, inizio liceo, perché sono stati gli anni in cui ho iniziato a prendere un po' di peso, che poi io a guardare le mie foto adesso io non mi vedevo così grossa, come mi dicevano di essere, ma vabbè. E, principalmente dalle medie, perché quella è anche un po' l'età chiamata l'età della stupidera, dove si segue un po' la massa per non essere lo sfigato, no? E quindi quella è stata un pochino l'inizio di tutto, sia a livello delle mie insicurezze che a livello degli insulti che ricevevo. Ed è stata praticamente sempre più, non tanto per quanto riguarda gli insulti, cioè gli insulti iniziali hanno creato in me una forte insicurezza che man mano, con il passare del tempo, è aumentata sempre di più. E io ho sentito frasi del tipo finché non dimagrisci non potrai mai trovare un ragazzo, dal finché non dimagrisci non potrai mai trovare lavoro nel mondo dello spettacolo, perché comunque i social, cioè, è sempre il mondo dell'intrattenimento, no? Dove lavori con l'immagine. E quindi mi dicevano che se io volevo lavorare sui social dovevo dimagrire. Una serie di frasi così che tu senti per tutta la tua vita, a un certo punto pensi proprio di non avere possibilità, cioè finché non dimagrisci tu sarai una fallita vita. Poi ho, perché è lunga, cerco di stringere un po', perché sennò non posso far parlare. Poi 2 anni fa ho partecipato a una sfilata in Piazza Duomo in intimo, che io non volevo assolutamente fare. Mi sono autocostretta perché sapevo in fondo che in qualche modo mi avrebbe aiutato. Però io non volevo farlo, cioè tremavo, sto scappo, non la voglio fare. Era di domenica in Piazza Duomo, quindi immaginate. Una volta finita questa sfilata sono scoppiata in un pianto liberatorio, perché ho pensato, prima di tutto, cioè, hai sfilato in intimo in Piazza Duomo. Punto 2, se l'hai fatto qui puoi farlo ovunque. Quindi da lì ho iniziato ad andare al mare, perché prima non andavo al mare. Ho iniziato a mettermi vestiti magari un pochino più attillati, non solo maglie, oversize e tutone. E così è stato, diciamo, l'inizio del mio percorso di, io non lo chiamo percorso di accettazione, perché tutti pensano che io adesso mi accetto, appunto, non è che è così, è più un percorso di rispetto nei confronti di me stessa. E poi ho iniziato a parlare nei social per aiutare anche le altre persone che hanno passato la mia stessa esperienza. Ho finito. Allora, secondo me è molto importante questa cosa che ha sottolineato Muriel, perché lei ha detto, non è che io adesso mi accetto, però condivido la mia esperienza perché può aiutare anche altre persone. Il concetto di body positivity non è la body consciousness, non è che se io mi piaccio allora va tutto bene, cioè non è il concetto di piacere a se stessi, è
imporre in qualche modo alla società di accettare lei come siamo noi. Poi io mi posso piacere o non piacere, mi posso piacere magro, mi posso piacere grasso con la mia imperfezione come no, ma questo è un percorso personale che è diverso da quello che la società dovrebbe rappresentare. Riccardo, tu sei l'unico uomo, quindi a questo punto in parola, che cosa, certo. Qual è la tua esperienza? Raccontami un attimo. Certo, allora io ho 33 anni, quindi ho una lunga esperienza di body shaming, purtroppo. E vabbè, alla fine il body shaming colpisce le ragazze quanto i ragazzi, solo che i ragazzi secondo me hanno una difficoltà maggiore che quella di parlarne con gli altri, di condividere comunque. Quindi c'è non solo la vergogna dei commenti che subisci, ma pure la vergogna di condividere con gli altri, e pensare di non essere l'unico, di non essere il solo. E questa cosa ovviamente è capitata anche a me, anche io mi sono sentito, diciamo, solo, e anche io ho subito body shaming. Soprattutto penso che per gli uomini sia un po' diverso rispetto alle donne nella motivazione, perché il motivo per cui le persone tendono a giudicare il corpo dei ragazzi è cercare sempre di svirilizzarlo un po'. Cioè, se non hai i pettorali in un certo modo sei meno uomo, se non hai l'addominale in un certo modo sei meno uomo, c'è anche quest'ansia della pelosità, della barba, no? Quindi quando sei piccolo te la vuoi far crescere il prima possibile, come per dimostrare che tu sei più uomo. Alcuni ragazzi, siccome mi capita di parlare con altri ragazzi, mi hanno anche parlato dell'altezza, magari se hanno la compagna, la fidanzata, ma anche le colleghe che sono particolarmente più alte della persona, allora come se questa cosa te la volessero sottolineare per dire che tu in qualche modo sei meno uomo, sei meno virile. E io alle persone dico sempre che ovviamente la mascolinità non è una sorta di test in cui devi dire ce l'ho, mi manca, cioè non immaginate che sia questa, la mascolinità è plurima, cioè esistono in realtà una serie di mascolinità che dipendono tutte dalle esperienze che in questo caso fa un uomo, quindi tutte le esperienze sono valide, e sono valide perché quella persona vive in quel corpo, cioè è il suo, ed è quasi assurdo pensare di poterlo giudicare, commentare, e pensare di poter, come dire, considerare la sua esperienza magari meno, e parlare anche di cose del tipo ma questa è una battuta, ma perché te la prendi, no? Capita che molto spesso lo dicano, però in realtà quella è l'esperienza della persona, cioè dobbiamo rispettare anche la sensibilità di quella persona e il fatto che lui senta su di sé quella cosa come qualcosa di negativo, che poi può influenzare, come ben sappiamo, anche la salute fisica, la salute mentale, quindi non è una cosa da sottovalutare, non pensiamo che parlare del corpo sia una cosa superficiale. Parlare del corpo impatta sulla vita delle persone, e quindi dobbiamo, insomma, rendercene conto. Ed è infatti molto importante fare questo tipo di conversazioni, e i social, devo dire, che ci stanno aiutando molto. Secondo me gli ultimi anni sono stati determinanti anche per cambiare un pochino qual era il concetto di bellezza, no? Cioè si è potuto vedere come la bellezza sia plurima. Instagram ovviamente nella maggior parte, perché comunque è lo strumento più utilizzato, più diffuso, soprattutto nella generazione, diciamo, millennial, però Gaia, a quanto ho capito, tu fai questo tipo di lavoro anche su TikTok, che è una piattaforma che è un po' poco conosciuta dalle persone che sono nate magari prima degli anni 80, se vogliamo dire così, ma che invece ha una grandissima partecipazione ovviamente della generazione Z, e quindi ha un grande impatto anche, diciamo, al di là di quello che sono normalmente percepiti, no? Il ballettino, eccetera, eccetera. Anzi, c'è un grande pubblico che va a cercare contenuti di ispirazione. Ci racconti il tuo lavoro e qual è la tua esperienza? Sì, allora, secondo me, in primis, TikTok è una piattaforma molto sottovalutata, perché quando sento ad esempio parlare di TikTok, molte volte ci sono tantissimi pregiudizi, perché si va a pensare TikTok, si prendono le persone magari più famose americane, cosa fanno le persone più famose americane? Fanno i trend, fanno i balletti, appunto, quindi si ha questa idea di TikTok un po' come un'applicazione tanto per... Però devo ammettere che in realtà è un'applicazione che ha fatto conoscere tante cose anche a me, e che informa e insegna anche ai più piccoli cose che io alla loro età neanche immaginavo.
anche semplicemente su TikTok si parla molto dell'LGBT community, si parla appunto delle discriminazioni tantissimo, del body shaming, bullismo, e io vedo anche bambini e ragazzini di 12-13 anni che sono molto più avanti e iniziano già a capire cos'è giusto e che cos'è sbagliato. Io a 12-13 anni su queste cose non ci riflettevo tanto, quindi TikTok è un'applicazione secondo me che aiuta molto con queste cose, informa tantissimo. E la mia esperienza col body shaming. Sì, e poi quello che tu fai all'interno appunto della tua piattaforma. Allora, praticamente io, la mia esperienza è nata che alle medie ero completamente diversa da tutte le mie compagne, cioè erano tutte già nel mondo del trucco, della moda, io ero proprio più bambina, quindi andavo a scuola con gli occhiali, le treccine, non ero tanto in forma secondo loro, quindi hanno iniziato a prendermi tutti di mira e in quei tempi non mi interessava più di tanto, però questa cosa mi ha portato un trauma in futuro, facendomi passare dal sovrappeso all'anoressia. Sono arrivata a pesare veramente poco e ho provato il body shaming anche dall'altra parte, dall'esperienza di sottopeso, un'esperienza che non avrei mai pensato di provare e che è molto, diciamo, messa da parte. Parlando di body shaming, perché molto spesso si pensa che sia un complimento dire quanto sei magro, voglio essere come te, quando effettivamente tu dici io non sto bene perché vuoi essere come me. Ho ricevuto dei messaggi su Instagram in quel periodo in cui non stavo bene, in cui volevo solo far vedere dei vestiti e mi scrivevano: ma non pubblicare più niente perché non sei un buon esempio a farti vedere. E io lì capivo che la gente mi vedeva solo per la mia malattia, non mi vedeva per Gaia che vuole far vedere dei vestiti. Quindi, appunto, gli insulti che ho ricevuto per il mio fisico fin da piccola, fin dalle elementari, medie, eccetera, mi hanno portato a cadere in una malattia e poi sono riuscita a rialzarmi, fortunatamente, l'anno scorso. E devo ammettere che è stato molto difficile andare contro i propri paletti mentali. Del tipo, una volta che passi da un momento all'altro, andare contro la percezione di cos'è per te la perfezione, perché se tutta la vita le persone ti hanno detto che A è A, è difficile cambiare la propria percezione e dire no, A può essere B. Nel senso, ho fatto tanta fatica. Però devo ammettere che piano piano, anche semplicemente guardando esperienze degli altri, guardando gli altri dire effettivamente, cioè nel senso il fisico non è la cosa più importante, quando alle medie la cosa che mi dicevano tutti, io non avevo amici perché per la gente non andavo bene fisicamente. E adesso ho capito finalmente che non è proprio la cosa più importante, sono contenta di questa crescita personale e devo ammettere che adesso accetto me stessa. E sono andata contro tutte le cattiverie che mi hanno detto e niente. Così. Quindi tu, su TikTok tu condividi la tua esperienza e hai delle persone che ti chiedono consigli, come funziona anche su TikTok? Sì, ho condiviso più volte sia esperienze anche sul bullismo in questo campo e appunto la mia storia del mio disturbo alimentare anche su YouTube e molte volte ricevo tanti messaggi appunto da ragazze che stanno soffrendo adesso, stanno avendo questi problemi così e certe volte mi sento, sento anche paura a rispondere perché ho paura di dire la cosa sbagliata perché in certi casi anche solo una parola può stravolgere il mondo in certi casi. E cerco in tutti i modi di dare un messaggio positivo. Almeno ci provo, perché anche semplicemente far vedere che ce l'hai fatta a superare tutti i giudizi, che poi ti rendi conto che nessuno ti può giudicare alla fine, perché la vita è tua e nessuno può giudicarti per l'aspetto fisico, perché non rende te una persona migliore o peggiore. E far vedere che ce l'hai fatta in qualche modo ad andare oltre tutto questo, magari può motivare anche gli altri a, diciamo, tirarsi su, non so come dire bene.
Assolutamente, sharing è la cosa più importante. Martina, a questo punto ti chiedo a te di share la tua esperienza con noi. Ci vuoi raccontare qual è il tuo tipo di lavoro, che lavoro fai sui social, in questo tipo di ambito e qual è la tua esperienza personale? Allora, io sui social tratto sia make-up, ma appunto da un anno anche body positive. Ho iniziato soprattutto dal viso con i brufoli perché a me l'acne è venuta a 25 anni. Io l'adolescenza l'ho fatta con la pelle perfetta e alla vecchiaia mi è venuta l'acne e all'inizio non uscivo manco di casa senza trucco, ma nemmeno a portare il cane. Però piano piano ho iniziato ad accettarmi, ad apprezzarmi e dire ma perché è una cosa normale alla fine? Dove sta scritto che chi ha l'acne? Poi la cosa più brutta è quando vengo ripostata su altri profili beauty e leggere commenti di persone che commentano e dicono oh mio Dio, ma allora fatti della skincare, oh mio Dio, hai l'acne per questo? Gente che non ha idea del motivo del mio acne che si permette di commentare, che una volta mi avrebbero davvero toccato questi commenti. Io ad oggi lascio stare, lascio correre perché secondo me davvero non si può giudicare una persona per l'acne che ha e magari anche leggere commenti tipo sei sporca, quando assolutamente avere l'acne è normalissimo. Io sui miei social ho iniziato anche a farmi vedere senza trucco sempre di più, faccio TikTok senza trucco, storie senza filtri, appunto per far vedere la realtà che it's ok e non succede niente. E poi anche per quanto riguarda il corpo, ho voluto condividere sui miei social, siccome è una piattaforma, ho detto voglio usarla bene e voglio diffondere questi messaggi positivi. Perché secondo me è un sacco importante e non è da dare per scontato, perché comunque un sacco di ragazze commentano sempre: Oh mio Dio, ne avevo bisogno, oh mio Dio, grazie. E lì capisci e dici: cavolo, vedi, non è scontato. Io oramai è da un anno appunto che ho iniziato ad amarmi di più e ad avere più confidence in me stessa, però mi rendo conto che tante persone, ma davvero tante, hanno bisogno di vedere questo sui social. Ce n'è proprio davvero tanto, tanto bisogno. Infatti sono contentissima di avere tutte queste persone qui che fanno questo lavoro sui social. E tutte quelle persone che ci stanno ascoltando in questo momento sono fortunate ad avere persone come voi che condividono le loro esperienze e che appunto fanno da modelli positivi perché ne abbiamo veramente tutti bisogno. Muriel, qual è stato il momento più bello per te rispetto al condividere? Cioè, c'è una storia magari che ti ha colpito particolarmente oppure un momento che ti hai detto tipo sì, sto facendo un buon lavoro su questa cosa, ti ricordi magari un commento o una lettera? Qualcuno di voi magari se ha un momento. Perché di messaggi legati al fisico ne ricevo veramente tanti. Allora, sicuramente una volta mi era capitato di beccare una ragazza in centro a Milano e lei tipo è scoppiata a piangere e mi ha detto che se quel giorno lei stava indossando dei pantaloncini, mi pare. E ha detto, se oggi sto indossando i pantaloncini è grazie a te. Che poi io dico sempre, non è vero, non è grazie a me. Cioè, io magari ti ho dato la spinta a iniziare a parlare di più con te stessa, però questo è un messaggio che ci tengo molto a far passare. Appunto, le ho risposto che ero, vabbè, contentissima e tutto, che però è importante ricordare che tu adesso stai indossando questi pantaloncini, è grazie a te. Però mi ricordo che mi aveva colpito tantissimo perché sì, ricevo tanti messaggi online, però poi vedere queste persone dal vivo, sentire queste storie dal vivo fa sempre più effetto perché Sì, comunque vedi assolutamente. l'espressione della persona, cioè che si emoziona, Sì, mentre sì. per messaggio è tutto un pochino più meccanico. E quindi sicuramente questo è un momento molto bello che mi ricordo. Bellissimo. Riccardo, se tu tornassi indietro, no, adesso dall'alto dei 33 anni e tornassi a te quindicenne, che cosa ti diresti?
Qual è l'unico consiglio? Il consiglio no. che ti vorresti dare o la parola che ti vorresti dire? Allora, io secondo me bisognerebbe ascoltare di più e supportare gli altri. Se ascolti e supporti gli altri, questo in qualche modo ti ritorna. Cioè, se ascolti e supporti le esperienze delle persone, anche se tu non le capisci veramente in fondo, anche se non ti sono capitate, io lo faccio ad esempio con le mie amiche, no? Perché con le persone, con le ragazze che conosco, perché io non capisco fino in fondo che cosa loro possono vivere, però io le ascolto e le supporto perché so che ho qualcosa di ritorno, ossia che se mi capita, se capita anche a me un'esperienza che, no, che riguarda il mio corpo, io avrò da loro supporto. Cioè bisogna ascoltare, supportare, perché questo sicuramente ritornerà 100 volte. Ok, quindi l'importanza di fare rete sociale, no? Di fare rete sociale ovviamente nella realtà, ma ovviamente anche, diciamo, online, grazie appunto sì. a questo lavoro che voi fate. Gaia, tu quanti anni hai che non ce l'hai detto? 19. 19 anni. Qual è stata la cosa che ti ha fatto cambiare? Tu hai detto a un certo punto, l'anno scorso, diciamo, sono riuscita a fare questo switch, no? Qual è stato il pensiero che ti ha fatto dire, no, sai cosa? Basta. Perché ero convinta che la felicità fosse in un fisico e non l'ho trovata in un fisico. E allora ho detto... Cioè, allora la trovo in qualcos'altro. E ho iniziato proprio a mettere in secondo piano proprio il fisico, così, tutte le paranoie, i paletti mentali. E una volta che ho trovato la felicità in altre cose, lì proprio basta, è scomparso dalla testa. Cioè, in pratica così, riassumendo. Quindi praticamente bisogna smettere di ossessionarsi con questo problema e portare la nostra attenzione su qualcos'altro, perché diciamo che la nostra sofferenza è mentale. Più che non è proprio così facile perché comunque staccarsi da un'ossessione di qualsiasi parte del corpo e qualsiasi ovviamente cosa su cui si è ossessionati non è facile, però bisogna lavorarci, cioè non bisogna lasciarsi andare del tipo vabbè, tanto sono già triste per questo, allora non faccio niente per aiutarmi. Bisogna dire ok, c'è un modo per risolverlo, posso provarci. E ad esempio io ci ho provato a conoscere ad esempio altre persone, altri amici, e è passato così dal nulla, non so come dirlo. È andato così, puff. Ricordo che parlando con un altro, diciamo, divulgatore, Guglielmo Scilla, una volta lui disse alle nostre camere: ricordatevi che magari voi avete la vostra cerchia di piccole persone attorno e quelle persone non vi capiscono, ma sappiate che il mondo è enorme e all'interno di quel mondo ci sono migliaia, migliaia di persone che vi capiranno e saranno più simili a voi e che quindi, sì, magari queste 10 persone che avete attorno non vi accettano così o vi giudicano, però ce ne sono altre migliaia che sono pronti ad amarvi esattamente per quello che siete. Questa è stata una bellissima cosa che veramente mi ha colpito di Guglielmo. E Martina, tu quando mi hai detto che a un certo punto ti avrebbero, diciamo, fatto del male questi commenti che ricevevi, però adesso non ti fanno più male. Cos'è scattato nella testa? Qual è stato magari l'ultimo commento che ti hai detto, ma veramente, cioè, basta così? Commenti ce ne sono sempre, comunque, ma su qualsiasi cosa, anche sulle mie sopracciglia, ma la gente trova sempre qualcosa su cui aggrapparsi. Però oramai sui capelli, per strada, vabbè, per strada, ormai non ci faccio più manco caso. Però ormai ho capito che questi commenti arrivano da persone che non amano loro stesse, perché se si amassero non farebbero quei commenti. Io non mi permetterei mai di andare a commentare sotto la foto di qualcuno, anche se non mi piace la foto, il trucco, qualsiasi cosa, non andrei mai a scrivere cose brutte. E per quello, siccome ho capito che queste persone sono persone per le quali bisogna avere compassione, perché dico, ok, it's ok, tu non ti ami, io mi amo,
mi spiace che tu ti debba sentire meglio scrivendo questi messaggi, però ormai a me non mi fai più effetto, non mi tocchi più. Ed è bellissimo secondo me questo messaggio che mi stai dando, che ci state dando. È vero, gli odiatori, diciamo, gli haters ci saranno forse sempre, con questa loro, diciamo, coraggio da leone da tastiera soprattutto, no? Spero che poi di faccia non avrebbero magari a volte il coraggio di dire queste cose, perché sai, nascosti dietro un computer è più facile, però rispondere all'odio con l'amore è forse l'unico modo per far tacere esatto. Parla a sproposito. Ragazzi, grazie mille di aver condiviso con noi le vostre esperienze, grazie a Muriel. Grazie a voi. Ha fatto un po' da tramite, no? Grazie Muriel per aver tirato insieme questo bellissimo gruppo di persone. Grazie Riccardo, grazie Martina e grazie Gaia. Ricordiamo i vostri profili Instagram, magari. E i vostri profili TikTok. Muriel? Allora, io su Instagram mi chiamo Muriel XO e su TikTok Mumi XO. Gaia? Io... Ah, scusatemi. Gaia? Allora, io su Instagram Gaia Maniglio, come maniglia però al maschile, e su TikTok uguale, Gaia Maniglio. Riccardo? Allora, io sono su Instagram, sono Gaia Overboard, e ho anche un blog in cui parlo di tutti gli argomenti che riguardano body positivity, self-acceptance, che si chiama gaiaoverboard.com. Perfetto. Martina? A me potete trovarmi su qualsiasi social, Instagram, YouTube, TikTok, come MRTN Damex. D'accordo, ragazzi. E allora andiamo tutti a seguirli. Io ovviamente li seguo già e ho iniziato grazie a Muriel che me li ha fatti conoscere. Grazie a tutti e insomma ci vediamo presto. Ciao! Ciao! Ciao.